Il giardino della Banca di Cambiano ospita a Villa Fagan, Firenze, nel quartiere di Piazza Donatello, il presepe d'autore del gruppo Donatello. Inaugurato da pochi giorni, ha già richiamato moltissime persone ad ammirare questo particolarissimo presepe, versione attualizzata che ritrae realisticamente professioni e persone che rappresentano il tessuto sociale ed economico proprio di quella zona di Firenze. Queste figure, queste silhouette sono state studiate anche in rapporto ai gesti di questi personaggi. Quindi è una quotidianità recuperata in un immaginario che contestualizza attraverso il rapporto con questo bell'ambiente, perché questa è un'altra cosa interessante, il recupero che la Banca di Cambiano ha fatto per mettere a disposizione uno dei luoghi interessanti anche dal punto di vista architettonico nei confronti di queste opere d'arte. Quindi è una cosa particolarmente significativa questa utilizzazione del denaro per fare delle operazioni che sono importanti. Ma è una grande iniziativa che ci fa molto piacere vedere come è stata apprezzata e come è apprezzata anche dai numerosi visitatori. Il presepe, quando ci è stato proposto di ospitare il presepe nel giardino della villa dall'Associazione Donatello, noi abbiamo aderito con piacere perché il presepe è un simbolo universale, è un simbolo di pace, di fratellanza, di amicizia, che è trasversale a tutte le credenze, a tutte le modalità di leggere i simboli, e quindi questo è un momento di comunione, di condivisione. E quindi ben volentieri abbiamo dato vita a questa iniziativa, che ha la particolarità di unire, accanto all'immagine tradizionale, di unire l'immagine di vivo, perché il presepe, le statue rappresentano personaggi vivi, personaggi della nostra zona. 20 personaggi, oltre alla natività, a grandezza naturale, ricavati da tavole di legno, sagomati e dipinte. Questa è un'iniziativa che parte dall'Associazione della Terra, di questo gruppo di attività, di commercianti, di persone che lavorano in questo quartiere, che insieme alla banca hanno voluto costruire questo presepe con l'immagine delle persone che lavorano e operano, che sono, come si dice, il cuore pulsante di quest'area della città. E quindi, a nostro parere, è stata una buona iniziativa tesa a valorizzare il presepe, le feste di Natale, quindi il valore anche religioso di questa iniziativa, e quindi ritengo che, come si dice, che la banca ha fatto bene a starci dentro a questa iniziativa e a costruire un percorso aperto al quartiere, quindi è il nostro modo poi solito di coinvolgere i quartieri, le persone, le cose, perché è il nostro modo di fare banca. Monsignor Marco Viola, nuovo priore della Basilica di San Lorenzo, ha concluso la cerimonia con una benedizione e una preghiera di pace. Egli in celeste, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il presepe è visitabile liberamente fino al 6 gennaio 2016.